Di Adambroso, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Di Lello, Maglio, Di Stefano, Federica, Fioroni, Fontanelli, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo, Giorgetti, Gozzi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli, Nardelli, Pisicchio, Porta, Savetto, Relacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Soria, Altabacci, Valerio Valente, Velo, Zanetti, sono emissioni a decorrere dalla seduta odierna. Deputati in missione complessivamente sono 62, come risulta presso l'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Invito l'onorevole segretario di Presidenza a dare lettura delle petizioni pervenute. Annunzio di petizioni. Aurelio Rosini di Mariglianella, Napoli, chiede di estendere ai prodotti parafarmaceutici le norme in materia di detraibilità delle spese ai fini dell'IRPEF. Gianluca Conti da Livorno e numerosissimi altri cittadini chiedono iniziative per la tutela del porto mediceo di Livorno. Alessandro Reda da Monte Miletto, Avellino, chiede l'approvazione di una legge per regolare i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Vincenzo Ruggeri da Torino e numerosi altri cittadini chiedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici oggetto della sentenza della Corte Costituzionale numero 70 del 2015 e la corresponsione dei relativi arretrati. Giovanni Miele da Treviso e numerosi altri cittadini chiedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici oggetto della sentenza della Corte Costituzionale numero 70 del 2015 e la corresponsione dei relativi arretrati tramite riconoscimento di un credito d'imposta. Giacomo Pansitta da Torino e numerosi altri cittadini chiedono nuove norme in materia di diritti sindacali del personale del Corpo della Guardia di Finanza. Antonio Minardi, da Piane Crati, Cosenza, chiede modifiche alle norme concernenti la stipula di polizze assicurative vita con istituti bancari e Poste Italiane SPA. Michele Vecchione, da Alatri, Frosinone, chiede nuove norme in materia di decorrenza delle pensioni di guerra. Luca Ramello, da Frisanco, Pordenone, chiede che in materia di mobilità degli assistenti sociali tra le amministrazioni comunali. Maurizio Manzione, da Polla, Salerno, chiede l'abolizione dell'imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari. Carmine Gonnella, da Bromley, Regno Unito, chiede l'istituzione di un comitato degli italiani all'estero presso ogni consolato generale, l'introduzione del reato di razzismo. Vincenzo Dantò da Napoli e numerosissimi altri cittadini chiedono il trasferimento dei comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria dal Tribunale di Napoli Nord al Tribunale di Napoli. Gabriella Cucchiara da Roma chiede nuove norme in materia di notifica delle sentenze. Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone, Caserta, chiede che non sia legalizzato l'uso della cannabis. E chiede inoltre la riqualificazione degli alloggi popolari. Serena Caprio da Avellino e numerosi altri cittadini chiedono il superamento del blocco del turnover e nuove norme in materia di mobilità del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Vincenzo Crea da Motta San Giovanni, Reggio Calabria e numerosissimi altri cittadini chiedono la messa in sicurezza della strada statale 106 Ionica. Cesare Rossi da Venezia e numerosi altri cittadini chiedono la sospensione del progettato ampliamento dell'aeroporto di Venezia. Tommaso Scatigna da Locorotondo, Bari e numerosissimi altri cittadini chiedono l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli. Michele Zanna da Molfetta, Bari, chiede interventi a tutela dei lavoratori dipendenti di aziende interessate da provvedimenti di arresto dell'attività di pesca. Michelangelo Di Pietro, da Borgo San Siro, Pavia, chiede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori giudiziari, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e suicidi nelle carceri, l'istituzione di una commissione parlamentare sul cosiddetto piano carceri.
La ringrazio, onorevole Melilla. Le ridarò presto la parola sotto altre vesti. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni. Ed appunto la prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2973, proprio dell'onorevole Melilla, concernente provvedimenti per arginare il fenomeno del caporalato nella zona del Fucino. Chiedo all'onorevole Melilla se intenda illustrarla, mi pare di comprendere che sia nelle intenzioni dell'onorevole Melilla illustrare la sua interpellanza. Ricordo all'onorevole Melilla che ha 15 minuti come tempo massimo per illustrarla e gli do la parola. Prego, collega.